Binari occupati e corse saltate. A protestare al terminal di Porta Nolana sono i macchinisti della Circumvesuviana che hanno voluto così portare all'attenzione di tutti il loro disagio e le loro preoccupazioni. In primis la sicurezza dei convogli vecchi di decenni e che negli ultimi tempi sono stati interessati da pericolosi incendi sviluppatisi durante i viaggi. Poi gli stipendi che spesso tardano ad arrivare a causa dei debiti pregressi dell'azienda. Noi siamo costretti a camminare su treni che hanno mediamente 40 anni, mal manutenzionati, per fare alcune riparazioni vengono presi pezzi da altri treni che ormai sono ridotti all'osso anche questi qua. Abbiamo acquistato nel 2006-2007 26 ETR nuovi, cosiddetti Metrostar, di cui ne camminano 4-5, il resto sono tutti fermi in officina per manutenzioni. E ogni giorno è diventato ormai una guerra lavorare su questi treni, perché dobbiamo fronteggiare a delle situazioni allucinanti, treni che non frenano, problemi alle porte, problemi di tutti i tipi. Nonostante la protesta sia durata pochi minuti, non sono mancati disagi per i pendolari con i ritardi che si sono accumulati. Io che sono malato, sono partito di casa e non c'era nessun avviso che c'era lo sciopero, perché io mi devo pigliare i medicinali a un certo orario. E loro, se dicono loro che dice che fanno per bene nostro, che dice che i treni non funzionano, allora bloccano tutta la Vesuviana. Dice la Vesuviana non funziona perché i treni non servono e noi stiamo a casa, ci provvediamo diversamente. È mai possibile? Se sapete, stamattina scendevo proprio. Cioè non si fanno questo salto improvviso. Questo succede a scapito di cittadini che pagano regolare il biglietto. Adesso se succedeva una rivolta di poveri disoccupati sarebbero corse forze dell'ordine, si sarebbero fatte altre rivolte. Invece da qui siamo da 2 ore fermi. Il treno era quasi pronto per partire, ti ho detto tutto.